Bene, buon pomeriggio a tutti. Intanto sono io che ringrazio Don Stefano per avermi ancora una volta chiamato a Staggia per parlare di qualcosa che sembra apparentemente non avere a che fare nulla con magari con gli interessi culturali con i quali ci siamo conosciuti, ma oggi stiamo vivendo degli scenari che ricordano in realtà molto le distopie. Le peggiori distopie scritte nel XX secolo. Cos'è una distopia? È una utopia negativa, cioè immaginare scenari con futuri dove anziché esserci un mondo migliore di quello che esiste, che è un po' la finalità dell'utopia, le utopie sono appunto luoghi che non esistono, ma che sarebbe bello esistessero. La prima utopia la scrive San Tommaso Moro, poco dopo il 1500, immaginando quest'isola, una delle tante isole che non c'è, un mondo bellissimo, e l'utopia è sempre stato, come dire, la proiezione dei migliori desideri dell'uomo. Nel Novecento sono state scritte delle invece utopie negative, come 1984 di Orwell, come Il mondo nuovo di Huxley, eccetera, dove immaginavano questi autori degli scenari futuri che sostanzialmente presentavano delle dittature, ma dittature soft, dittature non con l'esercito, i carri armati per le strade, ma con una capacità pervasiva delle coscienze terribile. Con la capacità di costruire una sorta di pensiero unico. E se non ti conformi al pensiero unico, sei fuori. Orwell addirittura immaginava che esistessero gli cosiddetti psicoreati, cioè i reati della mente, il pensarla in maniera non conforme a quello che il potere chiede. Ecco, dicevo, queste distopie, cioè utopie negative, da un anno in qua sono diventate una realtà, perché non è certamente essere complottisti, pessimisti, negazionisti di niente, ma è una realtà che la nostra vita è cambiata da un anno e mezzo qua. Non abbiamo più le libertà di cui godevamo prima e non le avremo nemmeno da ora in avanti, anche se ci sarà il lascia passare per poter andare in giro, per poter andare sul treno, per poter andare in vacanza, per poter andare allo stadio, o meglio ancora che allo stadio, per andare al palazzetto dove si vede uno sport molto più bello, come avete capito da quello che si diceva prima. Quindi, in realtà la nostra vita è profondamente cambiata ed è anche un'illusione pensare che tornerà quella di prima. Questo non vuole essere, come dire, un messaggio pessimista, ma vuole essere un messaggio realista. Cosa è cambiato da un anno e mezzo qua? Ecco, sappiamo bene, c'è questa epidemia. C'è questa epidemia che ha dato il via a una sorta di condizione di emergenza permanente. Sapete, noi siamo in stato di emergenza dal 31 di gennaio dell'anno scorso, cioè prima ancora che si verificassero i primi casi in Italia. Il governo di allora mise il paese in stato di emergenza. Stato di emergenza vuol dire disporre in maniera quasi illimitata di poteri sulle persone, sulle attività, su quello che si può fare e quello che non si può fare. E questo stato di emergenza è stato continuamente prolungato. Cosa giustifica questo stato di emergenza? Che appunto toglie le libertà concrete, per cui non siamo più liberi di andare in giro. Per adesso sì, ma quanti mesi abbiamo vissuto con il cosiddetto coprifuoco? Non si può andare liberamente in giro. Ci sono tutta una serie di vincoli, giustificati dalla paura. Dalla paura di che cosa? Che uno si ammala. La malattia è diventata un vero e proprio incubo. L'idea stessa, non solo l'ammalarsi, ma l'idea stessa di potersi ammalare di questa malattia virale attanaglia le persone. Io l'articolo l'ho scritto di getto
il 28 giugno, che è stato il giorno in cui è stato abolito, da quel giorno era abolita la mascherina all'aperto. Io la mattina del 28 giugno ero a un camp di basket, essendo nella vita anche medico sociale di una squadra di basket della mia città, io vengo da Lecco, in Lombardia, ero a un camp e mi alzo, esco dalla mia stanza, scendo, eravamo in una bella struttura un po' in montagna, e vedo i ragazzi che escono, che vengono giù per fare la colazione, che si fermano prima all'aperto, tutti con le mascherine. E gli dico: ragazzi, guardate che oggi è il 28 giugno, da oggi si può stare all'aperto senza mascherina. Su 33 ragazzi che erano lì al camp, l'hanno abbassata in 3 o 4. E così poi sono sceso dalla montagna, sono andato perché era lunedì mattina, sono andato a lavorare, guardandomi in giro, dicevo: adesso vedrò gente contenta, gente che va in giro sorridente, perché è finita la fase, appunto una fase un po' più emergenziale, perché si può mettere la mascherina, si può anche evitare di metterla aperto. E fece invece il conto guardando le persone andando al lavoro che almeno il 50% ce l'aveva ancora. Quindi vuol dire che, come dire, la paura continua, il conformismo continua e va anche al di là di quello che la legge stessa richiede. E mi sono chiesto il perché di tutto questo, poi l'ho scritto in quell'articolo che vedete lì, che avete visto nel libretto. Allora, il fattore paura è stato determinante in questa epidemia, che è tutta costruita sulla paura. Devi avere paura, devi avere paura di ammalarti. Ma se mi ammalo, che succede in realtà? Ma questo non è detto, perché nell'immaginario collettivo l'idea di sentirsi dare la diagnosi, sì, hai il Covid, vuol dire adesso allora entro in un tunnel che mi porta all'ospedale, che mi porta alla terapia intensiva, che mi porta magari anche alla morte. Invece i dati epidemiologi, io sono un epidemiologo, l'epidemiologia si basa su fatti concreti, su statistiche anche. Quindi non stiamo facendo ipotesi, stiamo parlando di dati concreti. Cosa ci dicono i dati dell'epidemia? Ci danno, per esempio, un quadro della gravità della malattia guardando al tasso di letalità. Cos'è la letalità? La letalità è il rapporto tra il numero di ammalati e il numero di morti. Quindi ci dice se una malattia, appunto, la parola letale lo sappiamo bene, la usiamo normalmente come un qualcosa di mortale, di grave, eccetera, no? Letalità vuol dire letteralmente il rapporto tra quanti si ammalano e quanti muoiono. Il tasso di letalità del Covid è di 3%, cioè su 100 persone che si ammalano, 97 guariscono e 3 muoiono. Quindi non siamo di fronte alla peste del 300, non siamo di fronte a Ebola, siamo di fronte a una persona, a una situazione, sì, che deve preoccuparci, perché comunque anche 3 persone che muoiono è un qualcosa che ci deve preoccupare. Come medico non dovrei fare in modo che non muore nessuno. In realtà, probabilmente questo tasso del 3% poteva essere anche ulteriormente minore se si fosse più probabile cadere da una sedia e farsi male che morire di Covid. Allora, dicevo, poteva essere anche più basso se le persone si fossero potute curare in modo efficace. Perché, per motivi che possono sembrare assolutamente incredibili, durante l'epidemia sono state diramate delle regole da parte del governo che hanno detto: cosa succede quando uno è positivo, quando uno appunto gli viene diagnosticato il Covid e sta a casa? Bene, lo si cura con la tachipirina e poi restando in vigile attesa. La tachipirina, lo sapete tutti, è quella cosa che si prende quando si ha un po' di febbre. È un farmaco che abbassa la temperatura, ma non cura, cioè non va alla fonte del problema. Il problema generato dal Covid cos'è? Un'infiammazione. Il Covid non è un virus respiratorio. Prendere il Covid non vuol dire andare direttamente in terapia intensiva, intubati, eccetera. Cosa determina il virus del Covid? Determina uno stato infiammatorio.
E allora, questo è stato anche provato anche da, per esempio, dalle autopsie, quando altra cosa inizialmente proibita dal governo, aveva detto non si devono fare autopsie perché è una misura di sicurezza. In realtà è una cosa assurda, perché quando il medico anatomopatologo fa le autopsie, non è che le fa così, a mano libera, mette i guanti, mette la mascherina, è protetto. E quindi è così che si fanno le autopsie. Perché quando un medico fa un'autopsia al cadavere, quel cadavere, per quello che ne sa il medico, potrebbe essere infetto dall'AIDS, dalla tubercolosi, dall'epatite, da qualsiasi altra cosa. Quindi è normale avere una protezione, di buon livello quando si fa un'autopsia. Per cui perché impedire le autopsie? E quando qualche medico, come dire, ha disobbedito, in una forma di santa disobbedienza, ha detto, toh, oibò, aprendo il cadavere, guarda che situazione di diffuse mini trombosi che ci sono, guarda che situazione di infiammazione diffusa che c'è nel cadavere. Quindi noi ormai lo sappiamo, ma lo sappiamo da un pezzo, che appunto il Covid è un virus che provoca un'infiammazione. E allora anche qua, come dire, una conseguenza di questo, se e la malattia è questa, cioè uno stato di infiammazione. Che si fa davanti a un'infiammazione? Perfino Watson, io ho scritto anche un libro su Sherlock Holmes, qui, elementare Watson, gli do l'antinfiammatorio, no? Se c'ha l'infiammazione, quindi, e antinfiammatori sono cose normali, come l'aspirina, come il Brufen, queste. Non la tachipirina, che non è un antinfiammatorio, è solo una cosa che toglie, che abbassa la temperatura e toglie magari il dolore. Quindi è veramente una cosa di una elementarità assoluta. Quando queste cose sono state, come dire, notate, si è messo in pratica un tipo di cure. Io stesso l'ho fatto, senza avere collegamenti con altri medici. Poi ho trovato altri medici che si erano posti delle domande e avevano trovato delle risposte a queste situazioni. Io semplicemente ho preso atto di questo e poi, mosso anche da una certa curiosità storica, sono andato indietro nel tempo perché ho detto, ma quando noi abbiamo avuto la prima epidemia di SARS, perché questa è chiamata SARS-CoV-2, cioè il virus COVID provoca una SARS, che è una sigla inglese che sta per sindrome respiratoria acuta. Questa storicamente è la seconda, la prima fu nel 2002-2003, che passò lasciando pochissime vittime, cioè poco più di un migliaio in tutto il mondo. E allora mi sono detto, che cosa hanno fatto nel 2002 per curare questa prima SARS da COVID? Perché normalmente il Covid non provoca malattie gravi, il Covid è il virus del raffreddore. Male che vada ti provoca una bronchite, ma non delle cose di questo genere. E andai a vedere cosa avevano fatto nel 2002, avevano curato le persone con un farmaco che si chiama idrossiclorochina. Allora, un bel giorno mi sono trovato ad affrontare, come dire, a trasformare queste teorie in pratica, quando venni chiamato da una signora che conoscevo che aveva portato la mamma in pronto soccorso, perché la mamma da 3 giorni presentava dei sintomi di dolore al petto. Quella mattina la signora mi chiamò, non riusciva a trovare il suo medico di base, chiama me e dice: dottore, sono 3 giorni che ho la mamma che ha questi dolori. Tra l'altro la mamma aveva già avuto dei problemi di cuore, è stata operata 2 volte al cuore, quindi. E dice, non è che c'è solo il Covid, ci saranno ancora altre malattie come infarti. E io ho detto, bene, signora, effettivamente è così. Però la signora aveva paura, dice, se chiamo l'ambulanza, poi magari me la infilano in un percorso Covid dove non si sa cosa può succedere. Allora gli dissi, ma no, vada tranquilla, la porti giù lei direttamente, l'accompagni con gli incartamenti relativi ai ricoveri che ha fatto, spieghi che ha questo, che è una cardiopatica e che sta avendo questi dolori al cuore, diciamo così, al petto. Mi chiama dopo 2 ore dal pronto soccorso e mi dice: dottore, io l'ho portata come mi ha detto lei. Non è che hanno fatto però il cardiogramma, hanno fatto una lastra dei polmoni. Il dottore è venuto e mi ha detto: ha una polmonite interstiziale bilaterale, la classica diagnosi di Covid. E la signora dice: beh, allora la ricoverate, la portate in terapia intensiva? E gli rispondono: no, ma che terapia intensiva? Signora, forse non ha capito, c'è il Covid. Quindi non sopravvive, però stia tranquilla,
tempo, 3 giorni, noi l'accompagneremo con la morfina, non sentirà male, se ne andrà dolcemente. Allora la signora mi chiama dal pronto soccorso e mi racconta questo, con una voce disperata, perché era come se si fosse sentita recapitare una sentenza di morte. Tua mamma tra 3 giorni non c'è più. E dice, ma come? Ma non ci provate nemmeno? Deve morire, punto e basta. L'unica cosa che potete fare è accompagnarla dolcemente con la morfina perché non senta male. Allora mi disse, cosa faccio, dottore? E in quel momento io non ebbi nessuna esitazione, gli disse, signora, firmi e la porti a casa. Io non le prometto niente, però me ne prendo cura io, la curo io e vediamo cosa succede. Se va male, perlomeno muore a casa, muore con i suoi cari, non muore da sola, senza vedere nessuno, finendo poi incenerita e poi restituita alla famiglia dentro una cassettina. Se va bene, va bene. E andò bene. Questa signora c'è ancora, è viva e vegeta, fa la nonna, e quindi c'ha 79 anni, adesso ne compie 80. E quindi in quel momento capì che c'era qualcosa che non andava. Capì che, ma lo capì anche con gioia, pensando che poi questa era una piccola scoperta. Io l'avevo curata con quelle cose, l'ho curata con la clorochina, cioè ho seguito una logica, non è che sono il mago. Ho detto, bene, se nel 2002 avevano usato la clorochina, la uso anch'io adesso. Se è un virus infiammatorio, uso gli antinfiammatori. E siccome infine i virus sono sì dei piccolissimi parassiti, ma entrano nel nostro organismo anche attraverso i batteri, io gli do un antibiotico, perché l'antibiotico uccide i batteri. Se muoiono i batteri, muoiono anche i virus che sono dentro nel batterio. Tutto di una, capite? Non è che ho fatto le ricerche in laboratorio, tutte cose abbastanza elementari. Se questi sono i sintomi, questo può essere la risposta. Andò bene e da quel momento allora capì che si poteva fare, che non era un mostro invincibile, che la narrazione ufficiale, che è quella che eravamo di fronte a un virus spaventoso, una sorta di peste appunto del 300 tornata dopo 700 anni, era un'affermazione falsa. Quando capì che si poteva fare, mi venne quasi con l'esclamazione, avete visto Frankenstein Junior? Si può fare, era possibile farlo, era possibile curare. Da quel momento mi misi a curare, perché il mio lavoro, almeno fino adesso, ancora per qualche tempo prima di cambiarlo, è quello appunto di prevenire, no? Io sono un medico della prevenzione, ma lì invece c'era da curare, bastava prendersi cura, bastava fare quello che invece non veniva detto di non fare, lasciateli a casa. Fino a quando curate con la tachipirina, che è l'unico farmaco, come dire, ammesso, aspettando di vedere quello che succede. E nella stragrande maggioranza quello che succedeva era questo, che il virus infiammatorio proseguiva indisturbato nel suo lavoro e andava letteralmente a friggere gli organi. Cioè, non solo appunto i polmoni. I polmoni è l'ultimo stadio, ma infatti molte volte, nessuno di voi ha fatto il Covid, nessuno? Avete avuto diarrea? No? Anche voi, perché di solito i sintomi sono un po' di febbre, mal di gola, diarrea. Avete avuto qualcosa di diverso, di più forte? Io niente. Non so se sarà un pochino di freddo. E basta. Il tribù e alcune cose, ma Sì. uova e Oppure sentire sapori cattivi quando mangi una cosa, cambiamento nei sapori, sì. Ma questo succede perché appunto vengono infiammate, appunto ripeto un'ennesima volta, è un'infiammazione, quindi ti si infiammano i nervi, anche i nervi gustativi, eccetera, e questo provoca queste alterazioni. Se uno prende un antinfiammatorio, cambia tutto. Perché allora non si è potuto fare? Abbiamo tentato in tutti i modi. Poi ho scoperto che c'erano altri medici che stavano facendo, adesso sono anche in contatto con associazioni. Però anziché, come dire, esultare nel dire benissimo, abbiamo scoperto queste cose, come dire, il pensiero ufficiale è stato quello di continuare a negare, a dire no, non c'è cura. Addirittura qualche associazione appunto ha fatto anche un ricorso ufficiale, dicendo semplicemente lasciateci curare. Lasciateci curare in scienza e coscienza, in libertà di coscienza. Il governo è andato avanti instancabile a negare tutto questo, a dire non c'è cura, non c'è cura, se ne esce da questa situazione in un modo solo, col vaccino.
Stranamente, fin dagli inizi, è stato identificato il vaccino come l'unica soluzione al problema. Ma non c'è mai un'unica soluzione, solo in matematica c'è un'unica soluzione a un problema. Se no, nella vita reale, nella vita concreta, ci sono tante altre possibili soluzioni ai problemi. E io, che sono uno che da 30 anni fa vaccini, ero molto perplesso perché in realtà questo è un virus a RNA e non sono mai stati fatti virus RNA. I coronavirus li conosciamo da 60 anni, non è mai stato fatto nessun vaccino per il coronavirus. Inizialmente perché in fondo non è così necessario, nessuno si è mai impegnato più di tanto per fare un vaccino contro un virus che provoca il raffreddore. E poi, in un secondo tempo, quando ci fu appunto la prima epidemia di coronavirus nel 2002-2003, quella che vi dicevo prima, quella che fu affrontata con la clorochina, si tentò di trovare un vaccino, ma tutti i tentativi fallirono, o meglio, erano tali e tanti gli effetti collaterali che provocavano sugli animali da esperimento, che allora i ricercatori dissero: no, no, non possiamo farlo. Vedi cosa succede ai topini se gli si dà questo vaccino. Ora, invece, i topini siamo noi. Cioè, normalmente un vaccino per essere messo a punto richiede 4-5 anni, da sempre. Ci sono vaccini che richiedono anche più tempo. E ci sono malattie per le quali non si riesce mai a trovare, finora non si è mai trovato nessun tipo di vaccino. Ad esempio, voi da piccini avete fatto la vaccinazione epatite B. Ci sono tre tipi di epatite, la A, la B e la C. Per la B c'è il vaccino che vi hanno fatto appunto da neonati, eccetera. Per la A, che è un'epatite che si trasmette con gli alimenti, normalmente esiste il vaccino, ma non lo si fa di norma, perché viene trasmessa con alimenti infetti, ma come dire, questo è un rischio che c'è solo in paesi arretrati. Noi abbiamo un tale controllo sulle acque potabili, sui cibi della ristorazione, eccetera, eccetera, e questa si chiama sanità pubblica, per cui da noi casi di epatite A sono estremamente rari. Però il vaccino c'è, infatti io da anni lo faccio, sempre chi fa dei viaggi per lavoro, per vacanza, in Africa, in Estremo Oriente, eccetera. Ma l'epatite più grave, che è la C, non c'è, non esiste un vaccino, non è stato mai trovato, e l'epatite C fa 1,5 milioni di morti all'anno, quindi non è poco, ma non c'è vaccino. Con tutti gli sforzi non si è mai riuscito, quindi non è così scontato fare un vaccino per una data malattia, e ci sono altre malattie per le quali non c'è. Quindi io dicevo l'anno scorso, ero un po' scettico, dicevo, è difficilissimo farlo, addirittura a volte non si riesce a farlo, eppure è venuto fuori. Diciamo così, un importante ricercatore che spesso in televisione ha detto una volta, davanti a un'obiezione di questo genere: ma come si è fatto a fare un vaccino in 5 mesi per una malattia per la quale, che conosciamo da tempo, non c'è nessun tipo di vaccino, eccetera? E lui, questo scienziato, ha risposto: questo vaccino è un miracolo. Che io, che sono un credente, ho detto: ma forse qua sarebbe stato opportuno un atteggiamento un filino più laico, no? E di fronte a non esistono farmaci miracoli. Non esistono farmaci, cioè nessun farmaco, anche i più importanti, anche quelli che hanno salvato più vite nel corso della storia, che so, gli antibiotici, eccetera, non è un miracolo, è semplicemente il prodotto di una ricerca, di un lavoro, eccetera, ma non un miracolo. Non buttiamola così sul soprannaturale. Eppure il vaccino è stato investito da questa sorta di aura di soprannaturalità. Hanno cominciato appunto a chiamarlo appunto un miracolo, hanno cominciato a dire: è la nostra speranza, è la sola speranza, sarà quello che ci salverà, sarà quello che ci renderà liberi. Hanno addirittura preso tutta una serie di immagini evangeliche. Vedete che appunto nel Vangelo c'è scritto: la verità vi farà liberi, non il vaccino vi farà liberi. O altro, c'è stata una sorta di parodia del religioso, dell'elemento religioso. Io ho scritto questo libro che si chiama L'ultima religione, il mio ultimo libro, perché proprio tutta una serie di
ideologie stanno diventando più che ideologie, cioè l'ideologia dell'ecologismo, l'ideologia del salutismo, eccetera, stanno diventando qualcosa di più di una visione ideologica che già ha i suoi limiti, sta diventando una sorta di religione a cui tu devi prestare fede assoluta, a cui tu devi credere punto e basta. Io anche quando cerco di dibattere con i miei colleghi dico ma, e lo dico appunto partendo dalla mia esperienza, i miei 30 anni e oltre di lavoro nei vaccini, dico sempre, vedi, porto queste cose che sto dicendo anche a voi, vedi, ci vuole tempo, ci vuole prove, ci vogliono studi, sperimentazioni, no? E invece noi stiamo vivendo una sperimentazione, ripeto, dove noi siamo i topini, siamo le cavie, vediamo come funziona. Tant'è che le idee non ce l'hanno chiare nemmeno a livello appunto governativo. Tant'è che dici prima va bene per tutti, poi dici no, AstraZeneca sopra i 50 anni. Poi il tempo, non so se qualcuno di voi l'ha fatto il vaccino, qualcuno di voi l'ha fatto? No. Tu cosa hai fatto? Pfizer? L'hai fatto quanto tempo fa? Ah, quindi recente. Se tu l'avessi fatto all'inizio, tra la prima e la seconda dose passavano 3 settimane. Attualmente ci vogliono 6 settimane. Se tu l'hai fatto 2 settimane fa, ti è andato l'appuntamento a L'ho fatto il quando? 27 giugno e lo devo fare la seconda dose il 2 agosto. Il 2 agosto, quindi, sì, ci sta. Lo stai facendo secondo le ultimissime direttive. Ma chi l'ha fatto a gennaio, febbraio, marzo, eccetera, l'ha fatto facendo passare, cioè dovevano passare 3 settimane, adesso 6 settimane, e non spiegano, e non danno spiegazioni, non danno motivazioni. Perché adesso lo si fa a 6 settimane? Perché si sono accorti che era troppo ravvicinato. Perché all'inizio facevano fare AstraZeneca a tutti, perché ci hanno provato, poi dice, toh, guarda, c'è una percentuale altissima di effetti collaterali, perché sono molto di più di quelli che vengono detti ufficialmente, no? E quindi dice, toh guarda, allora forse è meglio che non lo facciamo sotto i 50 anni e forse nemmeno sotto i 60, pensandoci bene. Cioè, vedete, è tutta una cosa, come dire, estremamente sperimentale, che allora mi viene da dire, va bene, in medicina si può anche sperimentare, però ci vogliono alcune, come dire, regole precise. Uno può anche sottoporsi a una sperimentazione. Però perché la devi imporre? Io quello che sto cercando di fare adesso è cercare veramente di far capire alle persone che non ha senso l'obbligo vaccinale. Se uno vuole farsi il vaccino, va bene, non c'è problema. Però perché va imposto a tutti? Capite? Eppure quello che adesso sta passando, è la morale di Chicken Little che abbiamo visto prima. È che appunto che non ci sono alternative, che il cielo sta cadendo sulla testa e che quindi dobbiamo tutti correre nella caverna vaccinale. Ripeto, io non sono un antivaccino. Se tu mi dici ho fatto il vaccino, non ti dico sei matta. Mentre invece i vaccinisti, se uno non si vaccina, gli dicono tu sei matto, tu sei pazzo, tu sei un incosciente, sei anche una, come dire, un pericolo per la comunità perché potresti diventare una fonte di contagio, che non è vero. Perché anche chi è vaccinato non è che non fa il vi non fa non può fare la malattia. Tu non sei protetta dal vaccino, dal virus. Lo potresti, ahimè, fare, ma lo fai semplicemente in una forma più leggera. Ma tu lo puoi fare in una forma più leggera anche se ti curi. Cioè, invece di stare lì così, ad aspettare gli eventi e prendere magari solo la tachipirina, se prendessi aspirina, azitromicina, altre cose, guarisci e lo fai in forma leggera. Quindi anche un certo ricatto morale, se non lo fai, sei un cattivo cittadino perché puoi rappresentare una minaccia per gli altri, non è vero. Non è vero. E voi mi direte, però perché il pensiero ufficiale dice tutta un'altra cosa? Perché anche i medici al 95% forse dicono cose? Perché c'è, come dire, un totale appiattimento su quello che sono le parole d'ordine lasciatemelo dire, del regime, e c'è la paura di andare contro, c'è la paura di cantare fuori dal coro, c'è la paura, come dice San Paolo, di non conformarsi, essere non conforme.
È rischioso, ci vuole coraggio, però ci sono anche delle possibili conseguenze. Ed è vero che ci possono essere delle possibili conseguenze. Andare controcorrente oggi, non conformarsi alla mentalità di questo secolo, a quello che dice il potere, d'ora in poi sarà costoso. Il mio amico Gianfranco Amato, che Don Stefano sicuramente conosce, avrà anche invitato a stagio, eccetera, parlando tempo fa mi diceva: è finito il tempo della fede a costo zero. Cioè, sono credente, vivo la mia fede, magari, cioè, così, vado a messa la domenica, eccetera. D'ora in poi, e questo lo dico non per spaventarvi, ma per essere realisti, magari non solo essere credenti, ma anche fare scelte che per sé non hanno nulla a che fare con la fede, ma è come scontrarsi in questo momento con una vera e propria religione intollerante. Negli anni scorsi parlavamo tanto della minaccia islamica, della possibile islamizzazione, eccetera. Ecco, oggi siamo di fronte ad una sorta di religione, che è questa religione dello scientismo, che idolatra appunto alcuni principi come appunto l'ecologia più estrema, il vaccino, la salute vista come il bene assoluto, quindi per questo anche l'intolleranza verso i non vaccinati: tu sei una minaccia per me e allora ti devo far fuori. Siamo di fronte ad una specie di religione fondamentalista ed estremista, questa, che ci renderà la vita difficile, ma molto difficile. E quindi le scelte che dobbiamo fare saranno tutte scelte coraggiose. Ma questo, come dire, non ci deve fare paura. La paura è, l'abbiamo visto all'inizio quando ho cominciato a raccontarvi un po' come è successo tutto, attraverso una paura anche esagerata, anche esasperata, che non corrisponde con la realtà, perché come dicevo prima, 100 persone ammalate, 97 guariscono perfettamente. Chi di voi ha fatto il Covid? Ma vi siete chiesti, non vi siete chiesti quando vi è successo? Non avete detto, ma è tutto qui, non vi è capitato? Cioè, questa anche discrepanza tra la realtà televisiva, no? Che ti. Io ho avuto solo due linee. Ecco, ma non ti sei fatto questa domanda? Dici, la televisione, internet mi dice stai in casa, non ti muovere, eccetera, Io eccetera, siamo di fronte a un mostro. E poi dici, non vi siete detti tutto qui? l'avevo già sentita staggia, infatti ho trovato conferma perché Sì, non è nulla. Anzi, cioè, poco meglio. io non lo so. Allora, io non la sottovaluto, infatti quando dice allora quindi siete negazionisti, no, io l'ho visto in faccia dalle persone che ho curato, alcune persone erano veramente gravi, ma veramente. Prima raccontavo a pranzo con Don, eccetera, sono riuscito a tirar fuori per i capelli un amico che aveva la cui saturazione, aveva una polmonite devastante, ma perché non l'avevano curato, e aveva una saturazione di 70. Voi dovete tenere presente che le indicazioni governative sono: quando scende a 92, ricoveralo. Io non ho mollato fino alla fine e gli ho detto: no, Don, tieni duro, tieni duro, tieni duro. Con lui che mi parlava al telefono, perché era lontano da me, ma l'ho curato al telefono, mandandogli le ricette via WhatsApp. Con lui, con l'ossigeno, che mi diceva, sai, però era bello tranquillo. Adesso la saturazione è 70, faccio, caspita, sai che, poi tranquillamente gli faccio, sai che è quasi incompatibile con la vita questo valore? Sì, lo so. Preghi, dicevo, preghi. Lei prega e continui, aumenti, poi aumentavo le dosi, eccetera, eccetera, no? E niente, perché mi sono quasi perso il filo, stavo dicendo. Quindi, allora, non è da sottovalutare, ma è, come dire, non da sottovalutare quando è stato trascurato, quando non è stato curato, perché è chiaro che se tu lasci lavorare questo virus, lui i danni li fa. Però tu magari non hai preso niente di speciale, o tu, non so, cioè non avete fatto delle cure particolari. Per cui a volte vuol dire che l'organismo, specialmente una persona giovane, reagisce in modo. Abbiamo gli anticorpi noi, non è che siamo sprovveduti rispetto a quello che l'ambiente, come dire, ci somministra, ci dà. Quindi abbiamo comunque anche le difese immunitarie, possono lavorare anche loro, facciamo lavorare. Magari prendete poi vitamine, eccetera. Però
Però appunto, ecco, io vi chiedo se non vi è venuto a farvi questa domanda, ma non c'è una discrepanza tra questa roba, ma quello che ho io è esattamente quello di cui parlano in televisione, quel mostro invincibile, eccetera. Ecco, ripeto, la realtà è molto diversa. Io appunto oggi non sono venuto qua per farvi una conferenza teorica, eccetera, ma anche per raccontarvi questa mia esperienza, l'ho proprio, come dire, toccata con mano, ho visto cos'è, ho visto tutti gli aspetti di questa malattia. E io appunto mi chiedo se con l'alibi di questa malattia non è che stanno cercando di farci passare dei cambiamenti radicali, assoluti, nelle nostre abitudini, nei nostri stili di vita. Quando vi dicevo all'inizio, non si torna prima, non fatevi incantare dalle sirene, dice beh, torna come prima, puoi andare in giro, puoi andare in vacanza, sì, certo, però troveranno sempre il modo poi di minacciare nuove minacce fantasma. Lo fanno già, adesso appunto si parla della mitica variante Delta. Allora, io sto curando i casi di Covid con variante Delta esattamente come ho curato il Covid originario. Perché alla fine sarà diverso, perché cos'è una variante? È il virus del Covid con qualche cambiamento all'interno della sua catena genetica, eccetera. Ma alla fine che cosa fa? Fa la stessa cosa che faceva quell'altro. Cioè induce uno stato di infiammazione. E allora siamo sempre lì, lo curo con gli antinfiammatori, con gli antibiotici, col cortisone, eccetera, eccetera. Punto e basta, non c'è nulla di diverso. Per cui anche questo, vedete, è un'operazione di propaganda terrificante, cioè di lavaggio del cervello. Basta dire un nome, Delta. Poi una cosa incredibile è che la variante Delta non è altro che la variante che inizialmente le varianti venivano chiamate con i nomi dei luoghi dove si manifestavano inizialmente. Quindi c'era la variante inglese, la variante Delta è la variante indiana che gira da un po' di tempo, però non si può chiamarla adesso indiana perché in fin di conti si sono accorti che è un po' politicamente scorretto, perché alla fine si può pensare che gli indiani allora sono un qualche cosa di insomma, che l'India è un paese brutto con queste conforme, quindi non si chiamano più, stanno appunto saccheggiando l'alfabeto greco per poter descrivere, no? Così è molto asettico, poi appunto quasi nessuno conosce Delta, cosa sarà? Una macchina, non so, c'è anche il Delta Plus adesso, tra l'altro, hanno individuato una forma di Delta diversa, quindi sembra anche, non so, appunto il nome di una marca di automobile, eccetera. È un brand, capite? Come per la pubblicità c'è la variante Delta. E allora, cioè, alla fine quello che combina, i danni che fa sono i danni di quell'altro, danni di tipo infiammatorio, eccetera, eccetera, che possono diventare pericolosi se non curati, esattamente come l'altro. Quindi, adesso non mi voglio dilungare troppo sui dettagli medici, però vorrei appunto dare un giudizio su quello che è accaduto, quello che sta ancora accadendo, che è questo. Cioè mai nella storia si era vista un'operazione di manipolazione mentale di questo genere. Da appunto scenario utopistico, quasi fantascientifico, ma sta diventando realtà. C'è un libro di uno scrittore di fantascienza abbastanza famoso che si chiama Philip Dick. Se c'è qualcuno tra di voi che ama la fantascienza, Philip Dick è quello che ha scritto Blade Runner, tanto per intenderci. Ecco, Philip Dick ha scritto un libro che si chiama La penultima verità, dove l'ha scritto negli anni 60, pensate, in cui immagina un mondo del futuro dove a un certo punto tutti i media dicono che c'è stata una fuga nucleare, partono da un paese, poi dice si sta diffondendo la nube, eccetera, eccetera. Questo libro l'ha scritto negli anni 60, c'era ancora quel tempo, soprattutto l'incubo della guerra nucleare, eccetera, eccetera. Ci sono scoppiate le bombe atomiche, tutti nei rifugi, perché nel frattempo si era provveduto a costruire rifugi antiatomici, tutti nei rifugi. Poi dal rifugio progressivamente cominciano a costruire delle città sotterranee. Tutta la vita viene trasferita sottoterra. Ogni tanto la televisione manda in onda delle immagini
della superficie, no? Cioè, tutti gli alberi rinsecchiti, tutto brullo, tutto bruciato, cioè, ecco così. Ma per fortuna che noi siamo qua sotto, siamo nei bunker, viviamo qui come topi praticamente, sottoterra, siamo salvi, siamo al sicuro. Poi un giorno uno a cui viene un dubbio risale lentamente, il protagonista risale in superficie, che dice: io voglio vedere, voglio toccare con mano, voglio vedere, non so che è terribile quello che mi aspetta, vedrò la desolazione, ma ci voglio andare in superficie. Ci arriva e vede giardini, vede tutto fiorito e vede che c'era degli abitanti, cioè gente che viveva sopra terra, viveva tranquillamente in superficie, pochi privilegiati, una sorta di elite che godeva anche del lavoro di quello che facevano i topi umani sottoterra, e lì vivevano le loro piscine, eccetera, eccetera. Non vi dico il finale perché non voglio fare spoiling, se mai vorrete leggere questo romanzo, ma avete capito che cosa significa tutto questo? Cioè, non vi viene il dubbio che adesso stanno facendo così, come dire, vivi, stai nascosto. La logica dei lockdown era anche questa. Appunto, siccome siamo di fronte a un nemico, come dire, imbattibile, non c'è cura. Sapeste davvero quante volte mi sono sentito dire da colleghi, ma non c'è cura. Dico, ma se ti dico che io ho curato, ho guarito, eccetera, non lo so, mi sono sentito dire una volta una cosa agghiacciante, forse sarebbero guariti da soli. Vaglielo a dire a quell'amico sacerdote che ci aveva a 70 quell'ossigeno, la saturazione. Sarebbero guariti da Sono guariti perché sarebbero guariti da soli. Va bene, voglio dire a loro. Comunque dicevo, provate a chiedervi questo. Non è che magari ci stanno facendo questo scherzo che ha descritto Philip Dick, cioè costringerci in una sorta di schiavitù, vivere attaccati al lasciapassare, questo mitico green card, questa mitica green card, no? Con questo, anche qua vedete, si gioca sui nomi, sui brand, green card, che è un vero e proprio lasciapassare, senza il quale non puoi fare nulla. Adesso ci stanno pensando a vari, come dire, tipi di limitazioni, tra cui anche quello che per me sarebbe più, come dire, difficile, non poter prendere il treno. Cioè, io oggi che abito a Lecco avrei potuto venire anche in macchina, però sarebbe stata una mazzata terrificante, cioè da Lecco a qui puoi tornare stasera, eccetera. Il treno invece è un po' più comodo, il treno lego, eccetera. Perché non posso più prendere il treno? Se magari io ho gli anticorpi, eccetera, fa niente, tu devi, anche se sei stato malato, ti devi vaccinare. Ma dice, ma io ho gli anticorpi? No, fa niente. Quindi devi passare attraverso un ricatto. Un vero e proprio ricatto morale. E tra l'altro è qualcosa di spaventoso, perché è il vero rovesciamento, come vi dicevo prima, questa ideologia diventa più di un'ideologia, diventa una sorta di religione. Ma pensate invece, pensate che cos'è una vera religione, pensate cos'è il cristianesimo. Il cristianesimo vi ricatta in qualche modo? No, in nessun modo, in nessun modo. Qua invece c'è veramente un ricatto. Se non fai quello che ti dico, un ricatto da società totalitaria, dispotica, dittatoriale. Se fai così, non vai a scuola. Si parla anche, qualcuno di voi fa ancora le superiori, no? Dice, non vuoi fare il vaccino? Se fa niente, va bene, non farlo. Poi non c'è ancora un formale obbligo, no, no, però stai a casa. Per te, sei condannato alla DAD, no? Non devi stare in mezzo agli altri. Ma anche se sto in mezzo agli altri, cosa succede? Appunto, mi becco un raffreddore, un'influenzina. No, tu non puoi stare vicino agli altri. Cioè, capite che è appunto, non è soltanto una finta religione, falsa, ma è addirittura un'antireligione. È il contrario di quello che è una religione vera, come il cristianesimo, che è la religione vera, ci dice. Cioè, siete liberi, devi solo seguire, ma non ti è imposto nulla. Devi soltanto seguire, aderire liberamente, la tua libertà che è chiamata a rispondere. Se vuoi, seguimi. Ecco, una zanzara in meno. Quindi è questo che sta accadendo, vedete, è tutta una distorsione anche della realtà, quella che viene proposta. Ecco, questo è un po' quello che volevo dirvi.
Quindi non sono venuto a raccontarvi delle teorie, ma a raccontarvi che cosa mi è successo e come sto vivendo e quindi che come possiamo affrontare. Perché adesso io mi sto chiedendo una cosa. L'anno scorso, quando sono venuto qua, ero venuto per parlare, cioè non qua ma comunque a Stagia, per dire appunto come affrontare l'epidemia. Perché per certi versi è stato quasi esaltante l'anno scorso per me combattere la battaglia contro il Covid, accorgendosi appunto che era possibile farcela. Era una soddisfazione vedere le persone che guarivano, persone che teoricamente erano condannate a morte, come la prima signora che ho curato, e dire ma vedi che invece... Adesso invece siamo entrati in una nuova fase, perché appunto il Covid si può curare, ma non gli interessa nessuno, cioè al regime non gli interessa curarlo. Adesso il Covid è diventato un pretesto per imporre stili di vita, comportamenti, addirittura appunto pensieri, per indurre anche atteggiamenti veramente senza precedenti per la anche violenza, intolleranza. Io temo veramente che le persone che sono libere, che vogliono essere libere, che non vogliono vaccinarsi, saranno soggette a una violenza da parte degli altri, da parte di chi è vaccinato, e che vedrà in loro appunto una minaccia. E se tu mi minacci, allora io ti aggredisco per primo. E ci saranno tutta una serie di, ma non solo, come dire, normative aggressive, come quelle che vi ho citato prima, che sono una vera e propria aggressione alla libertà, anche alla libertà di coscienza della persona. Dice, ma perché io non mi posso curare in un altro modo? Perché non posso essere libero anche di non avere paura? Tu mi costringi ad avere paura. Non solo hanno paura, non solo utilizzano la paura come strumento di controllo, ma addirittura ti obbligano ad avere paura. Perché se non hai paura del virus, devi avere paura delle conseguenze delle tue scelte. Non hai paura di non andare più in giro, di non andare alla partita, alla discoteca e quant'altro. Devi avere paura, devi vivere nella paura. Se appunto non chissà perché non temi questo virus, allora impara, sarà bene che tu abbia paura di altro, cioè delle conseguenze del tuo coraggio. Perché dire ma io non ho paura, io mi curo, non me ne frega niente. Se hai questo coraggio, vediamo se ti faccio venire paura di altro, di stare in casa, di... Ecco, questa è un po' la situazione. Quindi questo è il nuovo scenario. Io adesso, come dire, mi sto chiedendo come vivremo nel mondo post-Covid. Perché prima o poi il cinema finisce. E come vivremo in un mondo post-Covid? Non sarà facile. Cioè, saremo senz'altro, dicevo prima, il cristianesimo del futuro è qualcosa per gente che non ha paura, ed è per gente che sa che appunto la fede ha un suo, e certe scelte hanno anche un costo, e lo si deve affrontare. Non è più il tempo del cristianesimo a costo zero, semmai c'è stato. Perché in modo o nell'altro è sempre stata una scelta, magari non nel nostro paese, magari in altri, è sempre stato il cristianesimo una scelta, a volte pagata anche a caro prezzo. Come vivremo nel mondo post-pandemico, dato anche che non sappiamo quando finirà tutto? Tempo fa è uscito un articolo su una prestigiosa rivista scientifica americana che si chiama Science, che dice l'epidemia durerà 5 anni. Fatevene una ragione, ci saranno continuamente nuove come dire, varianti, puoi sempre giocare su queste cose qua, oppure dire qualche tempo fa qualche virologo alla moda che va in televisione ha detto ma poi arriveranno, stiamo entrando nell'era delle pandemie, cioè finirà il Covid, ma magari arriva, faccio anche nomi e cognomi, uno di quelli più in vista, Bassetti, tra i virologi, che è primario a Genova, ha detto, io prevedo anche nel breve futuro anche epidemie di febbre gialla. Come di febbre gialla? Febbre gialla è una malattia simile alla malaria che c'è in Africa, e che c'è nell'Africa subsahariana e che c'è nel bacino amazzonico. Dice, come la febbre gialla? Come fa la febbre gialla? Cioè non è come il virus che lo respiri. La febbre gialla è trasmessa dalla zanzara, punto e basta. E sì, ma c'è il cambiamento climatico, infatti si vede... Una giornata di luglio come questa,
e c'è il cambiamento climatico, arriveranno le zanzare dall'Africa. Ma stai scherzando? Eppure questi sono i personaggi più in vista del regime mediatico, no? E quindi prepariamoci a tutta una serie di... Quindi stiamo per entrando nell'era della pandemia, cioè in un'era di paura. Tu devi vivere nella totale insicurezza, tu devi vivere nella totale precarietà, anche lavorativa, perché in situazioni del genere, come fai a... Voi che siete giovani, a programmare, progettare il futuro, eccetera, eccetera. Vogliono questa precarietà, vogliono questa paura che è estremamente destabilizzante, ma non solo dal punto di vista professionale, anche dal punto di vista psicologico. Qua la televisione, i media non lo dicono, ma da un anno in qua sono aumentati a dismisura il numero di suicidi, perché appunto c'è una sorta di disperazione, cioè più che una sorta di depressione, e più che altri tipi di problemi psicologici, c'è cioè una vera e propria, come dire, disperazione, che proprio etimologicamente vuol dire mancanza di speranza. Purtroppo l'unica speranza che ci viene data è quella del ministro. Quindi questo è lo scenario, ma non vi voglio lasciare, come dire, tristi, preoccupati sì. Infatti io spesso mi sono sentito dire, ma tu non hai paura? No, ho detto, io non ho mai avuto paura di prendermi il virus, anche quando andavo a curare, andavo a vedere le persone a casa e non ci andavo con la tuta spaziale, ci andavo con la mascherina e i guanti e basta, stop, vestito normalmente, mascherina e guanti sì, perché non sono uno sciocco, non mi espongo a rischi inutili, però la gente era più tranquilla, perché vedeva arrivare un medico, non vedeva arrivare appunto, gli astronauti come se ci fosse stata una fuga nucleare, eccetera. E questo dava anche speranza, dava coraggio, la speranza vera. Diceva, beh, allora ho solo una malattia, non sono, infatti mi ricordo una delle prime persone che vidi a casa in questo modo, alla fine diceva, vabbè, allora signora prende, allora non mi manda in ospedale, faccio, ma no, non c'è bisogno, prende per 7 giorni questo, questo e questo ed è guarita. Quindi noi che compito abbiamo? Qui e ora, e anche appunto nel mondo mentalmente devastato che seguirà la pandemia, noi abbiamo il compito di tenere veramente accesa la fiaccola della fede, ma anche della ragionevolezza e poi della speranza, ma la speranza vera. Noi abbiamo il compito di salvare il seme, come dice Giovannino Guareschi, dove il mio amico Guareschiano. Giovannino Guareschi che diceva, un giorno mette in bocca queste parole a Don Camillo che parla con Gesù e che gli dice Gesù ma siamo di fronte veramente, siamo in un mondo impazzito, non se ne può più, eccetera, eccetera. Cosa possiamo fare? E Gesù gli risponde, quello che fa il contadino quando c'è l'alluvione, salvare il seme, lasciamo passare questa situazione, lasciamo passare l'alluvione, la terra si asciugherà. E dopo ripianteremo il seme. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Il seme della fede, ma anche della ragione, come ci ha insegnato Benedetto XVI e prima di lui Chesterton. Salvaguardare fede e ragione, la ragionevolezza, che oggi sembra completamente perduta. Ci sono scelte, appunto, tutto quello che vi ho raccontato, se ci pensate, le scelte di non far fare autopsie, le scelte di limitarsi alla tachipirina, tutto questo è semplicemente irragionevole. Cioè non è ragionevole, perché se davanti a un'infiammazione, cos'è la cosa più ragionevole? Dare l'antinfiammatorio. Se voglio scoprire le cause della malattia, la cosa più ragionevole è fare l'autopsia, come in qualunque giallo che si rispetti, spesso è il medico legale che scopre, no, la causa della morte. E quindi tutta una serie di cose assolutamente irragionevoli. E quindi davvero questo è il nostro compito. Quindi non rattristatevi per quello che ho detto, però semplicemente era come dire, prima di una battaglia è meglio conoscere il nemico, la sua tattica, il suo posizionamento, dov'è, che armi ha, eccetera. E così sapremo combattere, vincere non lo so, però c'è un motto che era di una grande santa del passato, Santa Giovanna d'Arco, che diceva: a noi la battaglia, a Dio la vittoria. Post su Facebook molto
non sono solito dare peso ai post su Facebook, ma mi ha fatto pensare un pochino. C'era un intervistatore, un giornalista, che si era avvicinato in una comunità montana e dove le persone non avevano avuto alcun caso di Covid, insomma, erano tutti tranquilli, c'erano senza mascherina e vivevano la loro vita normalmente. Allora l'intervistatore faceva, ma come mai, come pensa sia possibile che il Covid non ci sia penetrato dentro la vostra comunità? E questo signore con il cappello da pastore e la barba lunga fa, perché noi non abbiamo la televisione. Ed è una domanda che mi sono chiesto, ma la televisione, la paura che in fondo non può, proprio come stato emotivo, aiutare, cioè esporre maggiormente una persona al contrarre delle malattie? Sì, guarda, qualcuno ha parlato anche di questa epidemia come di una infodemia, cioè di un'epidemia mediatica, di un'epidemia indotta dai media. Allora, io ho un amico che è missionario in Zambia e nei mesi scorsi, telefono, eccetera, eccetera, e gli faccio, com'è la situazione lì da te? Mi dice, guarda, qui c'è di tutto fuorché il Covid, cioè non ci manca niente, la malaria, dissenterie varie, tifo, eccetera. La gente vive normalmente, non c'è... ogni tanto si sente dire, forse in qualche città grande, infatti anche in Africa c'è stato, soprattutto in Sudafrica, tanto anche lì si è prodotta una variante, no? La famosa variante sudafricana, poi molto ridimensionata. Però appunto, dice, qui la gente fa la sua vita di prima, e quindi non è successo niente. Qualcuno anche ha detto, se si fosse spenta la televisione, la gente vedeva intorno la normalità. Ma io vi dico anche che io vengo dalla regione che tra l'altro ha avuto il più alto numero di morti, eccetera, eccetera, la Lombardia. Però io lavoro come medico, ma sul territorio, non in ospedale. Però ovviamente spesso vado in ospedale. Io ho visto situazioni normali in ospedale. Anche perché non vedevo situazioni di guerra, tipo lettini messi nei corridoi, eccetera, eccetera. Anche perché il numero di posti letto è quello, punto. Non ho visto appunto letti in più messi, corridoi, aree, altre, eccetera, eccetera. Si lavorava esattamente come prima. Semmai conto con ritmi, quando... Anche qua il governo, il regime ci ha marciato... ci ha anche fatto un sacco di retorica sui medici e cioè andava anche a riprendere eccetera eccetera negli ospedali, nelle terapie intensive, a parte che era comunque, questo era sempre molto terrorizzante, il far vedere appunto quelli sdraiati, pronati, intubati, per non parlare dell'uso propagandistico di altre cose come vi ricordate le immagini dei camion militari con le bare? Allora, per chi come me abita 30 km da Bergamo, quando vedi quelle cose mi insospetti anche lì, perché so bene dov'è l'ospedale di Bergamo e l'ospedale di Bergamo è alla periferia della città. E per portare via quelle barre, portarle dove le cremavano, bastava fare una sorta di tangenziale. Invece i camion, e me l'ha dato conferma anche i miei amici di Bergamo, quei camion lì scorazzavano attesi dalle telecamere in pieno centro. Cioè facevano giri, giri, giri per farsi vedere. Cioè per farsi vedere dalle telecamere, ma anche per farsi vedere dalla gente. Quindi vedi cosa vuol dire epidemia, cioè infodemia. Cioè un utilizzo delle immagini, un utilizzo del... cioè scelte precise anche di informazione. Perché non hanno mai... davvero dato spazio ai medici che curano. Vi dico anche un altro episodio personale. 2 mesi fa ho partecipato a una manifestazione appunto in piazza che si chiamava appunto Ne usciremo con le cure. Diverse testimonianze di medici. Io andai lì e a sorpresa, la manifestazione era a Varese, quindi non molto lontano, ma venne anche quella signora, la prima che avevo curato, con la figlia che la portò lì. Io a un certo punto raccontavo l'episodio e poi gli ho detto, quella signora che ho curato è questa, quindi venne lì, venne sul palco, ci abbracciamo, eccetera, eccetera.
Venne filmato il tutto e messo poi su YouTube, su un canale YouTube, dopo 10 minuti che era pubblicato era sparito, è stato censurato. Ma perché? Io in quel video non attaccavo nessuno, non insultavo nessuno, perché a volte c'è qualcuno che magari esagera, la delinquente, io niente, non dicevo niente contro nessuno, né contro il governo, eccetera, semplicemente ho raccontato e ho fatto vedere la persona, quindi è sparita, censurata, perché? Come anche un altro episodio che mi è capitato, è stato quello di essere contattato dalla 7 e di essere contattato da una giornalista che è una delle autrici del programma del martedì sera di Floris, che mi dice, no, abbiamo visto che lei ha scritto alcune cose, eccetera, eccetera, vorremmo invitarla, va bene, volentieri, grazie. E mi ha fatto tutta una serie di domande, mi dice, quindi lei è un Novax? Io faccio, no, io ho fatto le mie vaccinazioni, non quella Covid, ma le altre sì, e faccio vaccinazioni, eccetera, eccetera, non sono contrario, sono per la libertà vaccinale, se uno lo vuole fare, lo fa, se uno non lo vuole fare, non lo deve fare. Ah, è rimasta un po' così. Poi va avanti un altro contatto, un'altra telefonata il giorno seguente, il giorno prima della trasmissione, perché gli ho fatto, io però non posso venire a Roma perché lavoro, appunto. No, non si preoccupi, mandiamo la troupe a filmare, perché gli faccio, lo facciamo con streaming. No, mandiamo di persona, benissimo, li aspetto martedì. Arrivano, telecamera, luci, eccetera, nel salotto di casa mia. Alle 9, mi arriva il programma iniziava alle 9:15, mi arriva la telefonata dicendo, guardi dottore, niente, abbiamo dovuto cambiare il palinsesto, eccetera, eccetera, e quindi la ringraziamo, ci scusiamo, niente, lei non partecipa, quindi lo dico anche lì al cameraman, eccetera, che erano stupiti, e dice, come siamo venuti qua apposta, eccetera, quasi non ci credevano, telefono alla produzione, gli dico, sì, venite via a casa. E dopodiché io guardo invece, ho detto, a questo punto vado avanti a vedere il programma. E nel programma invece non era vero che l'ha cambiato il palinsesto. Erano andati avanti a parlare, c'erano però solo virologi di regime che dicevano anche delle stupidate terrificanti, compreso il fatto che il virus viene emesso nell'aria, questo l'ha detto la professoressa Capua, viene emesso, che è una veterinaria tra l'altro, non è un medico, comunque. Io ho molta stima per i veterinari, ho un zio veterinario, ma se parliamo di medicina un conto, se parliamo di veterinaria un altro. E ha detto, il virus viene emesso nell'aria, come dice, avete presente le nuvolette di fumo di sigaretta? Sì, invece non è vero, cioè viaggia con le microgoccioline di saliva, che possono anche permanere nell'aria a temperature bassissime, perché d'estate crollano il numero di casi, perché con la temperatura normalmente alta non rimangono nell'ambiente. Comunque vabbè, e io me lo poi ho capito, ma allora l'hanno fatto lo stesso, non è vero che hai cambiato il palinsesto, non volevi me, perché non volevi me? E alla fine la risposta è molto semplice, loro volevano un pagliaccio, loro volevano qualcuno da massacrare, qualcuno magari che andasse lì a gridare, a dire che dentro i vaccini ci sono i microchip, e ci sono gli UFO, eccetera, eccetera. Io invece avrei detto le cose più o meno che... Quando loro hanno... Perché questo qua, questa giornalista, aveva avuto, secondo me, una sorta di mandato esplorativo. Cerca di capire com'è questo. Magari per capire anche dove lo possiamo attaccare, che domande gli facciamo, eccetera, eccetera. Quando hanno capito che non ne cavavano niente, che io non andavo lì a fare il pagliaccio, a dire cose appunto, come dire, terrapiattiste, ma avrei detto delle cose di questo genere, no, ha detto no, allora no, cioè se viene per farsi fare, che gli facciamo fare la figuraccia e attraverso lui facciamo fare la figuraccia a tutti quelle, eccetera, eccetera, e siccome poi, corollario, siccome io l'avevo detto un po' agli amici, no? Avevo detto, guardate che stasera sono sulla 7, fate il tif, sostenetemi, eccetera, eccetera, pregate anche magari, perché appunto temevo un po' il massacro, ma hanno preferito, come dire, evitarlo, e allora molti amici su Facebook hanno scritto, io ho detto, ma no, non è vero, non sono così, mi fa, no, hanno avuto paura di te, e l'hanno scritto in tanti, qualcuno ha preso anche la mia immagine, fa paura, ma dai, sono un signore attempato e cicciotto, non posso fare più paura a nessuno, però forse pensandoci... Sì, abbastanza cicciotto, lo so, sono sovrappeso, non ero così una volta quando giocavo a basket, e allora è vero,
A loro, se avevano appunto un qualcuno a cui fargli fare la figuraccia, gli andava bene, ma qualcuno con cui dialogare e dire cose, portare prove, non gli andava bene. Per cui questo è anche, come dire, questa lunga risposta, scusate, adesso darò risposte più sintetiche, era per dirti qual è stato il ruolo dell'informazione, un'informazione drogata, un'informazione falsata, un'informazione che non ha mai dato voce a, appunto, dubbi, perplessità, voci controcorrente. Altre domande? Una domanda più tecnica, diciamo. Che sintomi dà il Covid in persone che hanno difficoltà respiratorie già da prima, asmatiche per esempio? Allora, il Covid, appunto, ti ribadisco ancora, è una patologia di tipo infiammatorio, per cui se l'infiammazione, che all'inizio può essere anche in qualunque altra parte dell'organismo, per questo vi ho chiesto a chi l'ha fatto, se avete avuto, perché molto spesso l'ho visto a livello intestinale, cioè diarrea. La diarrea che cos'è? La conseguenza di un'infiammazione dell'intestino, del colon, cioè ti provoca una colite. Ti provoca, io ho visto anche delle dermatiti, cioè tutte quelle cose che finiscono in ite, che è la desinenza greca che indica l'infiammazione, le ho viste. Quindi ho visto dermatiti, ho visto sintomatologia intestinale, coliti, ho visto altri tipi, appunto quello che dicevamo prima, perdi il gusto, ma perché? Anche qua nessuno l'ha mai spiegato, vedete, se dovessero spiegarlo, no? Hanno sempre detto, la perdita del gusto, dell'olfatto, perché? Perché? Ma se dicessero il perché, che è un'infiammazione dei nervi, allora uno ragiona e dice, è un'infiammazione. E invece è un mistero, una roba, come dire, è il morbo che arriva, è l'alieno che entra nell'organismo e poi ti porta in terapia intensiva e alla morte. Allora, è chiaro che se c'è una localizzazione, come dire, infiammatoria in un sistema respiratorio già magari colpito, allora sì, ti può dare anche una bronchite e una polmonite, capito? Però se tu sei asmatico, la domanda era per quello, però non è che sei più soggetto di un altro, perché tutto dipende se come affronto l'infiammazione, cioè se l'infiammazione ti si localizza al colon, ti dà la colite e vai al gabinetto per un po' di volte, se hai una dermatite ti viene fuori come una specie di herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio, eccetera eccetera. Se c'è una localizzazione così, è chiaro che ti può dare una polmonite, ma se tu prendi subito l'antinfiammatorio e quello che si usa come antibiotico per le polmoniti, normalmente guarisci, capito? Quindi non devi sentirti più a rischio. L'ho domandato proprio per questa mia situazione, per questo. Non ci sono comunque però situazioni, come dire, peggio delle altre. Pensateci a un altro aspetto, che è sempre imbricato anche con l'economia, eccetera. Ma perché non hanno proibito di tutto, compreso l'andare a messa per un po' di tempo? Perché non hanno mai proibito la vendita delle sigarette? Ma un fumo... Bella domanda. Sì, sempre costantemente. Sì, sì, sì. Perché? Ma anche qua uno potrebbe dire, nessun fumatore me l'ha mai chiesto, ma glielo ho detto a volte. Ma perché? Se tu fumi hai uno stato di costante infiammazione. Il Covid ti va a infiammare polmoni già irritati, infiammati, però è possibile che questo non hanno mai dato come indicazione. Signori fumatori, abbiate pazienza, come hanno pazienza tanti altri, si chiudono la vendita di tabacchi, non fumate. No, un po' di sana, come dire, educazione sanitaria, cogliere l'occasione. Non fumate, smettete di fumare temporaneamente, poi quando sarà tutto a posto tornate, eccetera. Ma nemmeno agli asmatici l'hanno data come indicazione. Ma perché sono altre le condizioni, i veri fattori di rischio, le vere persone sono a rischio e non l'hanno mai detto. Perché la paura deve essere generalizzata e totalizzata. Io ho visto, appunto, ripeto, da epidemiologo i dati statistici. Allora, innanzitutto c'è a parte l'età, perché il 99% dei morti aveva più di 60 anni e quindi è una patologia geriatrica, punto. Poi aveva patologie varie, tipo soprattutto cardiaco, non polmonare. Può sembrare un paradosso, ma perché la fanno passare a livello di immaginario collettivo come una patologia polmonare. Perché, come dire, la malattia dei polmoni è una malattia che fa più paura di altre, perché tu pensi che muori soffocato e la morte per soffocamento è una delle morti più brutte che ci siano. E quindi dice, no, non voglio morire. Quando a quella signora, la figlia della prima signora che ho curato,
Gli hanno detto, ma non si preoccupi perché gli daremo la morfina. Come dire, l'importante è non soffrire, perché questo è un altro degli strumenti, come dire, terrorizzanti. Muori soffocato, perché dice, uno muore anche di altre cose. Ecco, muori soffocato, e quindi è proprio una roba, dice, come se mi impiccano. Eppure non sono i broncopatici, gli asmatici, eccetera, tra le categorie a rischio. Le categorie a rischio, cioè nel senso proprio statisticamente, quindi prima ho detto l'età, poi il 67% dei morti sono maschi, il 30% femmine. Quindi vuol dire che è una cosa che dovrebbe preoccupare particolarmente le persone di sesso maschile. Maschile, anziani, sovrappeso. Quindi io sono un candidato perfetto, cioè ho 62 anni, maschio, cicciotto, ma era così la realtà, persone obese, persone sovrappeso, ma semplicemente perché? Perché l'obesità, e questa cosa non dicono mai, come? Un po', ma soprattutto lo stato di obesità è uno stato infiammatorio. La persona obesa è come se vivesse costantemente in uno stato infiammatorio. Tant'è che ci sono altri miei colleghi che curano, che prescrivono un digiuno di periodico, cioè avere 16 ore di digiuno al giorno per eliminare gli zuccheri, perché lo zucchero alimenta l'infiammazione. L'infiammazione è una condizione che si alimenta con lo zucchero. Per cui se uno ha il Covid dovrebbe mangiare proteine, non zuccheri, non cibi zuccherati, sospendere pane, pasta, eccetera. Perché gli zuccheri sono cibo per l'infiammazione. L'infiammazione è un processo biologico che si nutre di zuccheri. Quindi, però queste sono le condizioni, quindi obesità, diabete, anche appunto perché il diabete è un sovrappiù di zucchero, ma non patologie respiratorie, cioè proprio statisticamente non si è registrato un fenomeno di maggiore casi tra, quindi puoi vivere tranquillo. Ma vivo tranquillo anch'io che sono cicciotto, anziano, uomo, e poi cosa c'ho altro? Buono. Sì, appunto, vecchio, quindi, però non ho paura. Perché? Perché mi curo se mi succede. C'è tempo per un'ultima domanda. Dimmi. Io ne avrei due. Nelle terapie intensive, dove dicono ci sono tutti i caschi, potrebbe essere che li ammazzano non curandoli o qualcosa del genere, primo. Secondo, intanto Laura aveva una domanda. Sì, no, tanto magari rispondo subito alla prima così. Allora, la questione delle terapie intensive. Innanzitutto l'obiettivo dovrebbe essere quello di non farceli finire. Quindi se io le curo precocemente, eccetera, eccetera, uno non finisce in terapia intensiva. Perché terapia intensiva finiscono proprio perché, come dire, l'estrema come dire, conseguenza dello stato infiammatorio non è soltanto l'infiammazione dei bronchi, eccetera, ma è il fatto che quando c'è una condizione di infiammazione così forte, si staccano dei trombi, c'è una vasculite, cioè l'infiammazione tra tutte le varie ite che vi ho elencato prima, c'è anche la vasculite, cioè si infiammano i vasi sanguigni interni e quindi si può anche staccare dal vaso lesionato dall'infiammazione, si staccano dei trombi. I trombi sono le aggregazioni di piastrine, no? Che servono a riparare delle microlesioni, e questi trombi vanno ad occludere un'arteria. Allora, se le arterie polmonari sono occluse, tu puoi pompare dentro tutto l'ossigeno che vuoi, col casco, con l'intubamento, eccetera, ma se l'arteria è chiusa, non c'è scambio. E quindi anche qua, quando si sono accorti che questo è il caso, hanno cominciato a dare l'eparina, che è un farmaco banalissimo, che si conosce da tantissimo tempo, che scioglie i trombi. Se sciolgo i trombi, vedi come respiri, anche da solo, capito? Quindi è tutto riportabile alla radice del problema. Li possono uccidere in terapia intensiva, più che altro in terapia non intensiva, quando uno arriva a quel livello magari è già gravissimo. Come ti dicevo prima, quel caso della signora lì, che gli avevano proprio detto, signora, saluti la mamma. Come la saluto? Perché non la rivedrà più, non l'ha capito che c'è il Covid, quindi non la rivedrà più.
non è che li hanno uccisi deliberatamente, li hanno lasciati morire come eutanasia. Esistevano dei protocolli, questo non ha parlato purtroppo nessuno, io ho provato a scriverlo sulla Bussola Quotidiana raccontando anche questo episodio, protocolli, cioè eutanasia passiva, nel senso io non ti curo, si chiamerebbe anche in termini medici abbandono terapeutico. Sapete che si parla di solito negli anni scorsi, quante volte ne abbiamo dibattuto in termini bioetici, no? L'accanimento terapeutico, ma io non l'ho mai visto l'accanimento terapeutico, ho visto il contrario, cioè l'abbandono terapeutico, non ti curo, non ti porto in terapia intensiva, e appunto quella signora lì non sarebbe andata in terapia intensiva. C'erano dei protocolli non ufficiali, ovviamente, che dicevano se uno ha più di 75 anni non lo si cura. Non lo si cura, la chiamavano proprio selezione. Un giorno addirittura gli hanno detto a un'altra signora che era disperata, che voleva portarla via, aveva chiamato me chiedendomi se ero disponibile a curarla a casa, io ho detto certo, però intanto la porti via, non gliel'hanno fatta portare via. Questa signora aveva solo 67 anni, ma era obesa e diabetica, per cui gli hanno detto alla figlia, come facciamo a curarla? Tanto è destinata a morire, è diabetica, è obesa, anche se non ha 75 anni, chiudiamola qua. E l'hanno chiusa lì, non l'hanno intubata, non hanno fatto niente, è morta. Quindi voi non avete idea di quante... Io spero che un giorno ci sia, non per vendetta, ma per giustizia, una giustizia umana, una sorta di processo di Norimberga, che porti davanti dei giudici quelli che hanno fatto queste scelte, Speranza, Silieri e tutti gli altri, perché ci hanno sulla coscienza decine e decine di migliaia di morti, perché il Covid poteva essere poco più che un'influenza se si fosse affrontata appunto con le cure, eccetera, eccetera. Ma viene il sospetto, però appunto non pensate che sono un complottista, che quasi hanno lasciato andare le cose in questo modo proprio per creare le condizioni per fare quello che stanno facendo ora. La seconda domanda. È venuta in mente la seconda. Laura, decide lui. Ognuno ha un gettone. Giusti. Io avevo una domanda sulle modalità di contagio, perché dato che aveva parlato del fatto che per un certo periodo hanno detto che il virus era nell'aria, che poi hanno detto, insomma, che c'erano varie modalità per cui uno poteva contagiarsi, sia attraverso gli oggetti, che attraverso il contatto fisico. Io diciamo, ho avuto l'esperienza di avere in casa mia coinquilina che aveva avuto il Covid. Io l'ho abbracciata, ricordo comunque nel periodo in cui stava male, comunque non avevo ancora il risultato del tampone. Quando è risultata positiva, io ho fatto il tampone e sono risultata negativa. Quindi volevo capire un pochino meglio il contagio, come può avvenire completamente. Cioè, anche questa cosa mi è stata detta della carica virale alta, carica virale bassa, cioè cose che... diciamo, mi sono rimasto un po' nell'aria. Guarda, su queste cose qua non si hanno dei dati certi, perché appunto non si è nemmeno investito in ricerca. Dopo una fase iniziale, come ti dicevano, viene dal pangolino e il pipistrello, poi non si è più parlato, nessuno ha più fatto ricerca sull'origine del Covid, su questi aspetti qua, no? Si è puntato tutto lo sforzo soltanto perché dice, tanto siccome non serve a niente... che invece non è vero, non serve a niente capire, non serve, cioè l'unica cosa che dobbiamo puntare tutta la ricerca sul vaccino, perché il vaccino è il messia e quindi dobbiamo far venire il messia, punto e basta, il resto non interessa, anche sulle cure, perché io dico, alla luce di tutto quello che vi ho detto e non ripeto più, ma perché non hanno investito anche soldi sulla ricerca di un nuovo antinfiammatorio? Cioè io ho curato, e tutti i miei colleghi che abbiamo curato, con antinfiammatori comunissimi come l'aspirina, il brufen, quindi cose che conosciamo da tanti, il cortisone, ma perché non investire su un... Cioè, se il problema è tutto lì, infiammazione, cerchiamo di scoprire un nuovo antinfiammatorio, potente, potentissimo, se spegne l'infiammazione è finita tutta la storia e non è stato fatto. E anche su altri aspetti come questo, dopo averne lette di tutti i colori, c'è stato un... dopo averne lette tutti i colori, alla fine l'unica cosa certa è che sappiamo dove non è, per esempio non è nei cibi, non è nell'acqua. Io ho aiutato delle terme a riaprire facendo dei protocolli a partire dal fatto che nell'acqua non è mai stato trovato nell'acqua. Allora vuol dire che non può vivere nell'acqua. E allora perché devi chiudere piscine, terme? Perché devi togliere l'acqua santa dalle chiese? Non è lì che c'è, non è lì che vive. Poi vive invece nel muco, certo, quindi
nelle micro goccioline espulse con gli starnuti, ma non abbiamo paura, con i colpi di tosse, eccetera, eccetera. Però non è poi così facile come hai sperimentato te. Io con quante persone sono venuto in contatto facendo le cure a casa, eccetera, non mi sono mai ammalato. Sapete quando ho cominciato a preoccuparmi e mettere sempre sempre su la mascherina in tutti i momenti? Quando ho cominciato a vaccinare tutti i miei colleghi, perché il vaccinato è contagioso. E allora davvero mi sono straprotetto. Ma fino a quel momento lì nemmeno il malato mi preoccupava più di tanto. Non è che andavo a fare, appunto, come dicevo prima, l'ardito. Mascherina, sempre, anche i guanti, perché è chiaro che se devo visitarlo, eccetera, eccetera, le micro goccioline possono essere passate. Ma è solo quello. Il problema è, lo conferma anche il fatto che con le temperature alte non sopravvive. E anche il tasso di umidità, perché qualcuno spesso mi obietta, però vedi che anche in India, sì, ho capito, ma vai a vedere il tasso di umidità dell'India. Perché anche in Italia, cioè, non l'ha mai fatto notare nessuno, in certe regioni è stato anche maggiore. Ad esempio, perché in Lombardia, è vero, sì, perché da noi c'è un clima freddo, umido. Nelle regioni del sud Italia, calde e secche, perché in Africa il caldo è secco, non c'è, appunto, non c'è stata epidemia in Africa. Dice, c'è stata epidemia in India, certo, in Brasile, certo, ma lì c'è un tasso dell'umidità del 120% in Brasile, come in India. Non c'è il bel caldo secco dell'Africa subsahariana, ma anche dell'Africa, della costa mediterranea, eccetera. E anche qua, facendo un ragionamento anche di tipo proprio geografico, cioè la nostra è una regione umidissima, la mia, come anche l'Emilia. C'è anche l'Emilia, ci sono dei focolai in Emilia, ad esempio a Piacenza, vicino al Po, a Rimini, sul mare, cioè che è un posto anche davvero umido. E quindi questo, però non è così nemmeno, non è così facile prenderlo. Io conosco un amico infermiere che voleva prenderlo a tutti i costi per evitare il vaccino, sapendo, dice, poi tu mi curi, faccio, certo io ti curo. E aveva i genitori col Covid, un Covid serio, perché i genitori sono finiti entrambi in ospedale e lui li assisteva come, cioè, senza mascherina, niente, non l'ha preso.